Amici di Manfredonia TV, benvenuti a questo 14° appuntamento con Il Punto, il rotocalco sportivo che conduco io, Antonio Cassiotta, in solitaria, nel quale parlo di sport a 360 gradi, iniziando dal calcio a 11, poi calcio a 5, la Serie D anche nel calcio a 11, e poi il basket che non ha comunque giocato nella giornata di ieri e la palla a volo. Parto ovviamente dal calcio a 11, leggendo innanzitutto i risultati della 19esima giornata del campionato regionale di promozione Girone A. Ars et Labor Grottaglie, Castellaneta Calcio 1962, 1-2, Canosa Manfredonia Calcio 2-2, Donuva Calcio 1971, Noi Cattaro Calcio 1-1, Norba Conversano Football Club Capurso 1-0, Nuova Spinazzola Ginosa 7-2, Real City, Borgo Rosso Molfetta 3-0, Rinascita Rutiglianese, Vigor Bitritto 1-3, Sporting Apricena, United Sly 1-5. Per una classifica che vede lo United Sly a quota 50, Manfredonia Calcio 1932 48, Vigor Bitritto 42, Real City 36, a pari punti 31, Castellaneta Calcio 1962 e Ginosa, Borgo Rosso Molfetta 28, Nuova Spinazzola 27, Canosa e Ars et Labor Grottaglie 23, Norba Conversano, Rinascita Rutiglianese, Noi Cattaro Calcio 20, Donuva Calcio 1971 19, Sporting Apricena 9 e Fanalino di Coda, Football Club Capurso a 0 punti, non avendo totalizzato alcuna vittoria in questo campionato. Ovviamente parliamo del pareggio che il Manfredonia Calcio ha conseguito ieri sul campo del Canosa. La partita è terminata 2-2, un pareggio purtroppo che fa male al Manfredonia Calcio 1932, che probabilmente interrompe la voglia del Manfredonia Calcio e il fine del Manfredonia Calcio di vincerlo questo campionato. Abbiamo purtroppo dilapidato una fortuna. Eravamo sopra di 3 punti rispetto allo Sly, l'avevamo battuto meritatamente in casa, e poi nel prosieguo del campionato quel pareggio a Borgo Rosso che ci ha fatto perdere 2 punti, poi c'è stata la vittoria con il Castellaneta, la sconfitta con il Bitritto e infine il pareggio di ieri in quel di Canosa per 2-2. Cosa non ha funzionato? Ero lì presente, forse tra i pochi, oltre ai tifosi del Manfredonia Calcio assiepati sulla gradinata, ad aver assistito a questo incontro di calcio. Cosa è mancato al Manfredonia Calcio nel 1932? Perché la partita si è conclusa con un pareggio? Bene, è giusto evidenziare che il Manfredonia Calcio nei primi 30 minuti non è stato in campo, o meglio non ha affrontato il Canosa Calcio, peraltro rimaneggiato dall'assenza di 4 elementi di spicco, 4 elementi importanti, 4 titolari del Canosa Calcio, ben 25 punti di distanza in classifica, un Canosa Calcio sceso in campo con molta mordente, con molta voglia di battere il Manfredonia Calcio 1932, 30 minuti il Canosa Calcio segna ben 2 reti al Manfredonia Calcio 1932. Non solo, ma già nei primi 5 minuti Morgillo ha effettuato un intervento provvidenziale, altrimenti il Canosa avrebbe segnato immediatamente al Manfredonia Calcio la prima rete. Un Manfredonia Calcio che per i primi 30 minuti è stato letteralmente assente, non pervenuto. Poi dopo i 2 gol di svantaggio il Manfredonia ha cominciato a macinare il gioco e fortunatamente per noi siamo riusciti a segnare al 48esimo un gol grazie praticamente a Telera. Rientriamo in campo nella seconda frazione di gioco e il Manfredonia cerca di fare la partita, poi vi è quella ingenuità imperdonabile, lo devo assolutamente sottolineare, da parte di Telera che comanda la difesa del Manfredonia Calcio 1932 unitamente a Sementino, una condotta violenta, l'intervento del direttore di gara che ha spedito negli spogliatoi Telera ed il Manfredonia che gioca buona parte della ripresa in 10 uomini. Ciò nonostante il Manfredonia tuttavia ha messo letteralmente alle corde, perché questo è giusto evidenziarlo, il Canosa che ha giocato solo di rimessa cercando di pungere il Manfredonia nelle azioni di contropiede. In realtà ve ne sono state poche, però questo era ovviamente inevitabile visto che il Manfredonia Calcio giocava in 10 uomini. Era riuscito a segnare con il solito terrone che va in gol sia con il Bitritto che con il Canosa per la seconda volta, 2 gol e 2 partite.
eravamo riusciti a ristabilire la parità con il Canosa, potevamo anche vincerla questa partita. Siamo stati anche sfortunati in zona tiro, ci ha provato Gruma, ma lo stesso Mastro Pasqua, i tiri sono andati praticamente purtroppo fuori a due passi dal portiere. Un pareggio direi meritato, ma un pareggio che distanzia il Manfredonia Calcio dallo United Sly di due punti. E che dire, si è chiuso il campionato del Manfredonia Calcio, quasi tutti probabilmente penseranno che dobbiamo concentrarsi sul secondo posto, difendere il secondo posto fino al termine del campionato e poi eventualmente giocarcela nello scontro diretto contro lo Sly. Tutto potrebbe accadere. Ovviamente è un pareggio che fa male al Manfredonia Calcio, se solo consideriamo che qualche settimana fa eravamo tre punti sopra allo Sly, mentre oggi ci troviamo due punti sotto. Ovviamente tutti quanti si chiederanno perché ciò è accaduto. Bene, io mi sento di evidenziare alcuni punti, me li sono scritti. L'approccio mentale alla gara da parte del Manfredonia Calcio non è stato dei migliori nel primo tempo, perché è impensabile che il Manfredonia Calcio, che è uno squadrone, possa affrontare il Canosa con quell'impegno che è assolutamente mancato nei primi 30 minuti. Eravamo lì a subire il Canosa, che ci ha messo letteralmente alle corde, non riuscivamo ad imbastire un'azione di gioco degna di nota. E bene, poi quando abbiamo iniziato a giocare abbiamo dimostrato di saperlo fare, perché abbiamo schiacciato il Canosa nella propria metà campo, abbiamo velocizzato i passaggi, ci siamo anche resi pericolosi. Allora io mi chiedo, perché mai il Manfredonia Calcio è sceso in campo non impegnandosi sin dal primo minuto e mettendo alle corde il Canosa, visto che vi è una bella differenza tecnica di valori? Hanno giocato con quattro elementi di spicco assenti, hanno giocato con le seconde linee, e quindi noi avevamo la migliore squadra, la migliore formazione possibile e non siamo riusciti a segnare nei minuti iniziali della gara. È certamente un Canosa ostico, perché ricordiamolo, ha messo in difficoltà anche lo United Sly, anche se dopo aver segnato ha subito lo United Sly per tutta la gara, si è difeso benissimo e il pareggio dello Sly è arrivato al 94esimo del secondo tempo. Ma perché mai il Manfredonia è sceso in campo con la formazione migliore e non si è espressa ai livelli della fine del primo tempo e di tutto il secondo tempo? Questo è un interrogativo, diciamo, al quale non ho potuto ottenere una risposta, perché a fine gara il mister Luigi Agnelli non ha inteso rilasciare alcuna intervista, ma anche i dirigenti del Manfredonia Calcio, a cui mi sono rivolto, hanno deciso per il silenzio stampa, quindi nessuno ha inteso offrire alcuna dichiarazione. A questo punto sentiamoci l'intervista che mi è stata rilasciata, o meglio è stata rilasciata ad una collega, l'ho registrata ad onore del vero, dal presidente del Canosa Calcio. Allora, siamo in compagnia con il presidente del Canosa Calcio, Giuseppe Tedeschi. Un pareggio, ecco, questo insomma è il risultato di una settimana di lavoro e non solo. Sì, se consideriamo Landolfi squalificato, Jacobone infortunato, Ieva il nostro bomber squalificato, avevamo tante tante assenze, però io, come ho detto poc'anzi nei spogliatoi prima della partita, ragazzi, se indossate questa maglia vuol dire che tutti fate parte di questa grande famiglia, quindi tutti onorate questa maglia, dimostratelo, noi lo sappiamo, e tant'è vero che oggi hanno dimostrato sul campo l'ennesima, come dire, grande di questo girone, da Canosa non è passata. Ecco, ancora un fermo per una squadra insomma importante, corazzata del campionato. Sì, stavo sentendo poc'anzi la mazza grandi, vabbè, un termine, un aggettivo un po' grande, però fa piacere che da Canosa, come si suol dire, non si passa. Con la Sly in vantaggio al 94esimo pareggiarono, oggi doppio vantaggio con il Manfredonia, sono riusciti a recuperare. Alla fine, come dissi due settimane fa, un punto che sa di poco ma che vale oro per quello che sarà il nostro campionato. Ecco, come ha trovato la squadra del Manfredonia? Ma sapevamo che, come dire, per i nomi che porta in campo, di che pasta fosse fatta. Però, ripeto, loro ci conoscevano, sapevano che qui non sarebbero venuti a fare una passeggiata, così è stato. Ringrazio chi è venuto sia da Manfredonia sia da Canosa a riempire le tribune del San Sabino. Una bella giornata di sport, un po' freddino, non importa, però penso e credo che si siano divertiti.
Ecco, la testa domenica prossima. Sì, domenica prossima abbiamo finisce il Tour de Force, come si suol dire. Andiamo in casa della terza in classifica e poi basta, poi sono tutte squadre alla nostra portata. Come si diceva prima, giustamente, se non fosse stato Benizio ad handicap, forse questo Canusa, sono sicuro che avrebbe potuto dire la sua anche quest'anno in questo campionato di promozione. Beh, la disamina del presidente del Canusa Calcio è molto ma molto chiara. Un Canusa che è sceso in campo con la voglia di vincere, di fare bene, di dimostrare tutta la propria forza. Un Canusa rimaneggiato che ha messo alle corde nei primi 30 minuti il Manfredonia, ha meritato il vantaggio di 2-0, poi viene fuori il Manfredonia Calcio. Dicevo, prima di aver sentito l'intervista del presidente del Canusa Calcio, quali sono le cause di questo pareggio che fa male alla classifica del Manfredonia Calcio 1932? Abbiamo detto l'atteggiamento tattico sbagliato, o meglio l'atteggiamento mentale dei calciatori che sono scesi in campo, assolutamente sbagliato, perché una squadra blasonata qual è il Manfredonia Calcio, che occupa la prima posizione di classifica, non può scendere in campo a Canusa, o meglio non dovrebbe scendere in campo a Canusa subendo l'avversario per 30 minuti e quindi reagendo soltanto dopo aver incassato due reti. È evidente che poi diventa molto difficile recuperare. Ma vi sono anche altre cose che io evidenzierei. Dico l'ingenuità di Telera. Quando hai segnato un gol, inizia il secondo tempo, bene, è vero che è stato provocato dall'attaccante del Canusa, ma poi la situazione era terminata lì, sul ritorno praticamente c'è stata questa condotta violenta. Ebbene, sono errori imperdonabili, censurabili, perché è evidente che poi la squadra ha perso un elemento importante della difesa, quale Terere, e quindi ha dovuto modificare integralmente il modo di impostare il gioco, e quindi era difficile giocare con un uomo in meno contro il Canusa, ma ciononostante abbiamo giocato benissimo, perché la seconda fazione di gioco è stata ineccepibile per quello espresso dal Manfredonia Calcio 1932. Ma con un uomo in più, certamente avremmo non soltanto pareggiato, ma probabilmente vinto anche questa partita. Quindi si è sentita tantissimo l'assenza di Telera nel reparto difensivo, anche perché poi Mastropasqua dal centrocampo è stato spostato al centro della difesa. Ma vi sono altri appunti che mi sento di evidenziare. L'impiego di Pasquale Trotta. Pasquale Trotta si è infortunato contro il bitrito, ha avuto un problema muscolare alla schiena, non si è allenato per quasi tutta la settimana, è rientrato in campo giovedì con un lavoro differenziato, è stato aggregato alla squadra venerdì per la rifinitura della partitella. Probabilmente sarebbe stato più opportuno non schierarlo titolare dal primo minuto di gioco e tenerlo in panchina, e quindi utilizzare subito Grumo, o comunque variare eventualmente anche l'assetto tattico. Se Grumo non poteva giocare a sinistra, probabilmente si poteva giocare con un modulo differente. Quindi un Pasquale Trotta con una condizione atletica fisica precaria non ha potuto dare quell'apporto che ci si aspettava da questo grande bomber, e quindi assolutamente nulla da dire a Pasquale Trotta. Non era in condizioni fisiche ideali per poter affrontare degnamente questa partita. Non soltanto, ma cos'è che mi sento di evidenziare? Me li sono scritti e quindi li devo leggere. Abbiamo perso due attaccanti importanti, abbiamo perso Albrizio e abbiamo perso Matteo Santoro, che peraltro sta andando in gol sistematicamente con il Lucera, un attaccante molto legato alla maglia del Manfredonia Calcio, che ci avrebbe evidentemente fatto comodo in questa fase della stagione. Però può succedere che si interrompa il rapporto tra un calciatore e la squadra, ma se vanno via due attaccanti era opportuno sostituirli con due attaccanti di valore. Uno è Terrone e Chapeau, nessuno ha nulla da dire nei confronti di Terrone. Occorreva evidentemente prendere un altro attaccante ugualmente forte, con le caratteristiche tecniche eventualmente di Pasquale Trotta. Era arrivato a Manfredonia un calciatore che, seppure allenato, è un certo Daniele Napoletano, che peraltro adesso gioca in Campania nella squadra che occupa la prima posizione di classifica nel girone A, e peraltro ieri è andato anche in gol. È stato davvero, a mio avviso, un peccato non aver acquisito le prestazioni sportive di questo attaccante, che in questa fase della stagione ci avrebbe fatto comodo. E sì, perché una squadra che ambisce a vincere il campionato, a mio avviso, deve avere una panchina lunga fatta da calciatori di spessore, senza nulla togliere a quelli che compongono questa squadra, specie nel reparto offensivo, che possono dare manforte nei momenti in cui si verificano infortuni o comunque non vi sono le infortuni oppure malattie, così come era accaduto a Bitrito. Invece abbiamo l'attacco spuntato per certi versi, più attaccanti
avremmo avuto a disposizione, più chance, più possibilità di segnare gol agli avversari avremmo avuto. Quindi questo secondo me è un problema, il fatto che non ci siamo rinforzati sul reparto offensivo. E che dire, è mancato anche Ferrazzano. Ferrazzano non si allena più con il Manfredonia Calcio 1932, quindi questa squadra può contare soltanto sul portiere Morgillo, e adesso si è aggregato come secondo portiere Vigone, che è un portiere giovanissimo, classe 2003, però è chiaro che non si può comunque responsabilizzare oltre misura questo giovanissimo portiere. Per carità, che fa bene ad allenarsi con la prima squadra, crescerà certamente, però se va via un secondo portiere over, io credo che la società avrebbe dovuto rimpiazzarlo con un altro portiere di valore, perché se dovesse accadere qualcosa a Morgillo è chiaro che andremmo anche in difficoltà. Quindi queste sono le situazioni per cui il Manfredonia Calcio oggi ha perso punti, perché con il Rosso Molfetta è vero che c'è stato dato un calcio di rigore contro al 94esimo che non c'era, però è anche vero che se avessimo avuto una panchina più ricca probabilmente avremmo messo in difficoltà il Borgo Rosso Molfetta. Con il Bitritto c'è stato il problema influenzale, ma ieri purtroppo non siamo scesi in campo con il piglio giusto, considerando che con il Bitritto avevamo perso per i noti problemi diciamo influenzali. Si doveva andare a Canosa, si doveva fare la partita, tenendo conto che ci differenziano in effetti 25 punti in classifica, dovevamo essere noi a impostare il gioco sin dal primo minuto, invece ciò non è accaduto, e quindi queste sono state le conseguenze di questo atteggiamento tattico sbagliato. Vedremo che cosa succederà, che la società non ha espresso assolutamente nulla, queste ovviamente sono considerazioni mie personali, che ero presente lì alla partita. Vedremo alla ripresa degli allenamenti cosa accadrà, staremo a vedere. È il momento del settore giovanile, io mi occupo del settore giovanile, seguo le partite del settore giovanile, perché è da lì che poi nascono i talenti che andranno comunque sia a dare maggior apporto tecnico alla prima squadra del Manfredonia Calcio, ma anche via la possibilità di esplodere ed approdare anche nelle squadre professionistiche. Quindi è un piacere assistere al settore giovanile, abbiamo dei tecnici competenti, bravi. Partirei dalla Juniores, che ieri ha vinto per 3-2 l'altro ieri contro l'Ascoli Satriano ed è prima in classifica a 32 punti, mentre ieri hanno giocato i giovanissimi regionali. L'Accademia ha subito una sconfitta per 4-1 contro l'Audace Cerignola, mentre ha vinto Mister Grasso con i giovanissimi in trasferta contro il Dream Foggia per 2-1. Buona la prestazione anche degli allievi provinciali, che hanno vinto per 5-1. Detto questo, continuiamo con il calcio a 11, è il momento della Serie D. Il Foggia Calcio 1920 ha battuto la Nocerina per 2-0 con le reti di Cittadino e Kurfalidis, mentre il Cerignola, una battuta di arresto dopo la serie positiva, è stata fermata dal Grumentum per sullo 0-0. Mentre il Bitonto ha battuto nel derby contro il Fasano, Città di Fasano, per 2-0. Abbiamo il Bitonto prima in classifica a 44 punti, poi vi è il Foggia a 42 punti, soltanto a due lunghezze, il Cerignola a 37 punti. Un campionato di Serie D avvincente, bellissimo, quello del Girone H, vedremo alla fine chi l'avrà vinta. È arrivato il momento di parlare del calcio a 5, quindi della squadra della nostra città, la SIM Manfredonia Calcio a 5, che sabato ha ottenuto una importantissima vittoria in trasferta contro una diretta concorrente alla salvezza, il Barletta C5, per 4-0, reti che sono state segnate tutte nella seconda frazione di gioco. Una SIM Manfredonia Calcio a 5 che, grazie a questa vittoria, dopo l'importante pareggio per 2-2 conseguito contro l'Atletico Cassano, seconda trasferta consecutiva, poi vi sarà quella di Rutigliano di sabato prossimo, Rutigliano che ha pareggiato 5-5 contro il Real Rogit, si fionda a 23 punti in classifica. Un primo tempo importante, quello della SIM Manfredonia Calcio a 5, dove abbiamo sbandato un po' nella fase finale del primo tempo, un secondo tempo dove siamo stati padroni del campo. Guardiamoci tuttavia gli highlights a cura di Puglia 5. Presidente, una bella partita del Manfredonia, sofferta nel primo tempo, nel secondo tempo invece la squadra è venuta fuori e alla fine avete portato a casa tre punti pesanti. Sì, sono tre punti pesantissimi perché contro una diretta concorrente per la salvezza, che rimane il nostro primo obiettivo.
Dopodiché non è facile perché siamo alla terza trasferta consecutiva e sabato prossimo l'ultima a Rutigliano. Pertanto anche negli spogliatoi insieme agli altri soci abbiamo deciso anche di mettere un premio partita, perché pur di stimolare questi ragazzi dobbiamo calcolare che oggi un plauso va fatto a gente come Michele Murgo, uno su tutti, hanno giocato pur essendosi sacrificati in tante altre partite, in tante altre occasioni, quindi si sono fatti trovare pronti, in quanto sapete che ci mancavano due titolarissimi come Ganzetti e Botabota, che sono due elementi molto importanti. Il primo tempo, secondo me, la squadra negli ultimi 10 minuti ha sbandato perché ha avuto un calo di concentrazione atletico, come spesso ci capita nel secondo tempo, quando sapete benissimo abbiamo perso di vista partite che sembravano vinte. Quindi sono stati bravi all'entrata negli spogliatoi tra il primo e il secondo tempo a ritrovarsi, grazie anche al mister che li ha richiamati alla massima concentrazione, per cui nel secondo tempo, come avete visto, sono rientrati carichi, concentrati, subito determinati a cercare il raddoppio, che è venuto con merito. Dopodiché credo che la partita ha parlato chiaro, la squadra ha vinto meritatamente con un risultato molto rotondo e netto, non abbiamo mai avuto l'impressione di poterla perdere dalle mani, e pertanto complimenti ai ragazzi, complimenti al mister per come stanno gestendo questo periodo delicato della stagione. Dopodiché, visti anche gli altri risultati, non ci può fare che piacere che questa squadra sta risalendo rispetto a quello che è il campionato che ci aspettavamo. Poi aspettiamo di volta in volta e ci auguriamo che le cose vadano sempre meglio, anche perché cominciamo a lavorare in prospettiva della prossima stagione. Mister, la chiave è stata la ripresa, l'inizio di questa ripresa, vi ha visti segnare due volte, è lì che si è chiusa questa partita. Sì, dal punto di vista del punteggio e sicuramente anche dal punto di vista psicologico, sì, assolutamente sì. Quell'1-2 penso che sia stato per noi un'iniezione di fiducia molto importante, per gli avversari un colpo dal punto di vista proprio psicologico che li ha condizionati per il resto della gara. Noi abbiamo fatto, secondo me, abbiamo iniziato il primo tempo bene, siamo andati in vantaggio, poi non so perché ci siamo un po' seduti. Siamo un po' seduti, forse scioccamente pensavamo che potevamo venire a capo facilmente della partita, ma io lo sapevo che non era così assolutissimamente, e infatti abbiamo rischiato in 2 o 3 occasioni nelle quali il portiere Mirko Lupinella ci ha messo una pezza importante. Poi ci siamo riordinati un po' le idee nel secondo tempo e secondo me sono emerse le nostre qualità e siamo riusciti a chiudere la gara. 3 punti che parlano chiaro, Barletta era una diretta rivale nella corsa alla salvezza matematica, può essere, e vi augurate, possa essere la sterzata decisiva per il mantenimento della categoria? Ma 3 punti importantissimi, fondamentali per la nostra corsa, su questo non ci sono dubbi. Barletta, oltre ad essere una diretta concorrente, è una buonissima squadra che ha dei valori tecnici importanti, per cui questa vittoria, questi 3 punti hanno un grande valore. Ancora è presto poi per dire se questa sarà una svolta della stagione piuttosto che no. Io sono convinto che, vista la bagarre che c'è nel centro bassa classifica, noi saremo destinati a lottare fino alla fine per cercare di mantenere la categoria, e dobbiamo essere concentrati e avere in testa che c'è da lottare fino alla fine. Poi, se nel prosieguo saremo bravi a fare i punti che ci servono con anticipo, poi penseremo ad altro, ma io sono convinto che ci sarà da lottare fino all'ultima giornata. Abbiamo visto gli Aleizza a cura di Puglia 5, quindi un primo tempo piuttosto equilibrato, giocato dalla Simma Codina Calcio 5, con il Barletta C5 che è uscito nella fase finale del primo tempo, e dobbiamo ringraziare il nostro portierone Lupinella, io lo dico il nostro mago ipnotizzatore, è riuscito in effetti a ipnotizzare gli attaccanti del C5 e ci ha consentito di andare negli spogliatoi sullo 0-0. Poi siamo saliti in cattedra nella seconda frazione di gioco, lo avete visto, e grazie alle reti di Riondino, poi vi è stato Gaku, Martinez e ancora Riondino, un 4-0 importantissimo, se solo consideriamo che ci mancavano 2 elementi importanti, ci mancava Butbuzzi e poi ci mancava il nostro bomber Ganzetti. Per quanto concerne il basket, la squadra ha osservato un turno di riposo, in quanto che Kingsley è stato impegnato con la propria nazionale della Guinea e quindi la squadra non ha giocato.
Buona la prestazione della Webin maschile, volley ovviamente, che ha giocato fuori casa e ha ottenuto una vittoria per 3-7-2. Quindi è una squadra che si candida seriamente alla vittoria finale di questo campionato. Io ho finito la mia trasmissione, vi ringrazio tutti quanti per la vostra presenza e vi rimando al prossimo appuntamento con il punto. Ciao a tutti!